Centro Anch'io. Centro Anch'io. Bentrovati amici, il monumento là in fondo non ha certo bisogno di presentazioni, eh? Che dite? La Torre della Pallata è alta 32 metri in mattoni con basamento in pietra di Botticino. È l'unica torre rimasta delle mura medievali di Brescia e difendeva Porta San Giovanni, l'entrata occidentale della città. Fu eretta nel 1254 e conteneva la cassa del comune e il tesoro del Monte di Pietà. In seguito fu usata anche come carcere. Il suo nome, Pallata, deriva probabilmente da palizzata. L'orologio, purtroppo oggi non funzionante, così come la parte superiore con i merletti e la torricella in cotto, sono del 400. Se G è il gamitisse le braghe, ma è più facile che la sapes Geno. Se Geno la gamitisse le braghe, che fa? Aurelio e Giorgio, bravissimi, però adesso dobbiamo interrogare la mamma, eh? I gamitisse le braghe, signore, portale braghe, che vuol dire? Chi comanda? Chi comanda? Le donne, sempre noi. Può far finta una volta di far comandare suo marito in casa, giusto per illuderlo? Sì, lo illudiamo, sempre lo illudiamo, però la verità è questa. Giorgio, in casa, chi ha sempre ragione? Non lo so. Sono argentino. Argentino? Sì, Te lo sei beccato argentino? Da dove? Buenos Aires. Ehi, come mai fino in Argentina? Non lo so. Mi è capitato per sbaglio. No, tientelo bene, senti, ma tu sei bresciano invece? Sono nata a Brescia, ma i miei sono terroni. Ma no, si dice meridionali, va bene così. Senti, e igamitisse, allora, mo chi lo chiedo io, tra l'argentino e l'oriunda, la bresciana con genitori nel meridione, pugliesi? Pugliesi, sì. Igamitisse le braghe, cosa vuol dire in Puglia ma anche a Brescia? Chi comanda? In Puglia chi comanda? La moglie. Ocio. Siamo fregati. Il porto le braghe in casa, è facile. Quello che comanda in casa, presumo, di solito era il marito. Lei si sta dilettando col cruciverba. Sì, a me piace molto la settimana linguistica. Bene, qui in centro, tranquilla. Sì, 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 c'è anche un po' di aria, si sta bene. Per portare le braghe, no? Portare le braghe. Cioè, in casa sua? In casa sua, chi porta le braghe? Io. Sicuro? Sicurissimo, sto da solo, pertanto se non li porto io non li porta nessuno. Hanno messo sui pantaloni. In casa tua, quando sarai sposato? Tu sei sposato? No. Quando ti sentirei dire, sei ma in casa tua chi porta le braghe? Cioè? Chi porta i pantaloni in casa mia, chi comanda. Quindi sarai tu, vero? No, sarà la moglie. Cosa vuol dire mitico sulle braghe? Iga, porta le braghe. No, capisci appena le braghe, capisci appena. Ma quando andi a Alessa disse, Iga, metti sulle braghe. Boh, non so cosa vuol dire. Ma non lo so. È in casa, chi porta le braghe? Quando comanda il padrone è il marito, no? Su e giù. Comanda sempre il marito? Che marito? Comanda in casa, comanda la moglie, che marito? Scusi, Ci mancherebbe. Quando si dice in casa le lui che te sono le braghe o le lei che la porto le braghe o i pantaloni, sai che significa? No. Ti capiterà, Sei sposata? No. Che Dio ti benedica. Ciao, grazie. Avere, diciamo, un po' un comando, il comando, il potere? Chi lo esercita tra le sue mura domestiche? Io. Prego, Purtroppo io. Purtroppo. I gamitisse le braghe. È in casa, chi porta le braghe? L'uomo. O la fondo. Lo dica lei. La donna, naturalmente. Come naturalmente? Perché deve mettere sto naturalmente? Gamitisse le braghe. Che vuol dire? Non lo so, cos'è un detto? Sì. Non lo conosco. In casa, se, chi te le braghe in casa? Chi porta i pantaloni? Chi porta i pantaloni in casa? Il marito, di solito. Ma adesso invece è tutto cambiato. È diventato grande. Perché prima andava in giro con le medande. Tenere sulle braghe in casa perché c'è capofamiglia. Però se la porta lei, lei è la capofamiglia. E a casa sua, Mino? Messo il perno. Dica mi tisse le braghe, ovvero aver messo i pantaloni, aver indossato i pantaloni. Amici, relativo alle donne che comandano in casa. Pochissime per la verità. Arrivederci, alla prossima puntata. Ciao. Centro Anch'io.